Non è vero, consigliere Abate, che l'amministrazione è stata ferma. E questo io ve lo posso documentare con mail, messaggi, perché sto parlando, consigliere Abate, io sono stata in silenzio, lei ora resta in silenzio. Tutti questi punti che si sono uniti in questo momento hanno reso necessario stipulare una convenzione tra ISPRA, Comune e Regione, e la Regione si è resa favorevole, e l'ha fatto anche attraverso una documentazione che poi vi metto a disposizione, per rendere le spiagge di San Vito la prima spiaggia ecologica in Puglia. Che hanno avuto sarebbe la Taranto sarebbe la prima, per favore, consigliere Abate, non fuori microfono, in Puglia. In Puglia. La prima spiaggia ecologica in Puglia. Ma cosa siamo, su scherzi a parte con quella posizione? No, voglio capire. E tra l'altro diamo la possibilità alla consigliera di terminare l'intervento. Probabilmente non conosce la materia, vuole sapere perché la Posidonia non è qualcosa. Io sto parlando. Punto. Io sto parlando. Consiglieri, per favore, a ordine. È inutile che si riprenda. Lei non si deve riprendere. Consigliere Abate, per favore. La Posidonia non è qualcosa di negativo. Non è. No. Certo, vada a studiare. Vada a studiare. Lei deve andare a studiare. Lei deve andare a studiare. Consigliere. Consigliere Abate. Consigliere Abate. Consigliere Abate, ha messo in difficoltà anche la vicepresidente. Parla fuori dal microfono. Per favore, rispetti i colleghi come lei riceve rispetto dei suoi colleghi. Grazie. Lei deve studiare. Prima di parlare deve studiare. Fai fatti concreti invece di i fatti concreti sono che le linee guida vanno riscritte. Le linee guida vanno riscritte. Consigliere Abate, richiamato, grazie. Consigliere Abate, continua a parlare fuori dal microfono, lei è richiamato, grazie. Richiama.